Buongiorno a tutti. Lo so, terzo video con il casino di Shin sempre là dietro perché è il massimo che io abbia potuto fare. Scusatemi, ero imbarazzata perché c'è un signore che sta nell'ufficio di fronte che probabilmente mi sta guardando mentre parlo davanti al niente perché ho scostato la fine la come si chiama? La tenda per far sì che entri un po' di luce naturale. Allora, anche in questo video, come nello scorso video, vi faccio vedere qualche acquisto che ho fatto in un negozio di casalinghi. Perché? Non perché ci sia chissà che roba interessante, ma perché c'è qualcosa legato sempre ai progetti natalizi che poi vi svelerò nel corso del tempo. E una cosa è sicuramente quella con cui ho fatto la foto di anteprima, che è un pezzetto nuovo per il presepe quest'anno. Quest'anno ho deciso di, insomma, non comprare nulla di, non aggiungere nulla di esagerato, ma questo forse la cosa, insieme alla capanna, è la cosa più, continua a guardare, è la cosa più, sta telefonando intanto, e non è che sia la finestra a guardare me, per carità, però intanto comunque temo che i vetri non mi coprano. Quindi temo che mi veda, pazienza. Ed è un pezzo del presepe che mi ha fatto simpatia. Ripeto, rispetto alla capanna, insieme alla capanna è la cosa più grande che abbiamo. Tutto il resto lo sapete, poi nei presepi. Tranne quelli fatti bene per carità di Dio, però di solito nei presepi in casa c'è sempre una disparità di dimensioni esagerata tra personaggi grandi così, oppure un animale così, un personaggio così, un personaggio così, una casetta così. Quindi insomma c'è sempre un po' di casino, uguale nel mio presepe. Allora, questa è una, non so se si legga, comunque c'è scritto frutteria e mi ha fatto simpatia. Frutteria, che tra l'altro è un termine che qui a Roma ho trovato spesso, no? Devo dire che a Cagliari, boh, a meno che abbiano iniziato ora, però il termine frutteria non è un termine che si usa, quindi è un termine che quando ho ritrovato qua mi ha fatto, ecco la batteria scarica, sbrighiamoci, mi ha fatto simpatia. E niente, è semplicemente fatto in. Ah, ma questa è carta! È cartoncino, sughero, c'è anche il terrazzo, quindi eventualmente sul terrazzo ci vediamo qualcuno. E poi qua dentro c'è anche mi fa ridere perché c'è la mensolina, questa cosa non si può togliere, mi dispiace, però in qualche modo si potrà far entrare un personaggio qua dentro, secondo me sì. Ci sono due mensoline dentro, non so se si riesca, forse da lontano riuscite a coglierle, e niente, quello ancora lì. Io sono molto imbarazzata e poi c'è questo muretto ed è così. Quindi questo è l'ornamento del presepe, l'ornamento numero uno. Allora, quindi negozio di casalinghi. Allora, mi servivano un paio di cose di casalinghi. È un mix, questo è un haul, come dicevano ai tempi antichi, fritto misto. Allora, ho comprato due confezioni, non so a casa vostra, ma a casa mia, i fazzoletti. Con i nasi colanti durano niente. Allora, anziché ne ho comprato uno da Lidl ieri, una scatola, ma avevo le braccia impegnate perché sono entrata senza carrello appositamente perché dovevo prendere solo un paio di cose e ho afferrato una scatola dei loro Kleenex, no? Però ho trovato questi che sono 9, 6, 900, 4 milioni, sono 200, quindi sono tanti, è una mega confezione. E questi, soprattutto quando uno è raffreddato, ci vuole qualcosa di un po' più morbido. Quindi questi me li tengo per i momenti proprio di raffreddore. Ho preso due scatole di. Sta cadendo tutto, sta cadendo tutto! Aiuto! Due scatole di Foxy Mega. Sempre a proposito di fazzoletti, ho comprato i fazzolettini per i bambini che fanno tanta simpatia. Ho preso per Eleonora i fazzolettini di Peppa e per Tommaso, giusto perché per non lasciarla, beh, a lei sì, a me no, ho trovato quelli di Spider-Man e ho preso quelli di Spider-Man. Poi ho comprato, ricordatevi, prima di Natale, di fare scorte di batterie, perché tra giocattoli, lampadine, lumini, qualsiasi cosa, vi ritroverete senza batterie, sarà domenica sicuramente, e quindi comprate in anticipo le batterie.
Queste erano, sono sei stilo e sei mini stilo, stavano a 3,90 mi pare, quindi c'era questa offerta e ne ho approfittato. Poi che cosa ho comprato? C'è un po' un casino qua. Ah, ecco, sempre per il presepe ho comprato anche un pacchetto di animali. Abbiamo un gallo, le batterie si sono rotte, abbiamo un'oca, un maiale, un gallo, due galline, no, una gallina, due oche, tre oche, non lo so, fate voi, c'è un sacco di roba qua. Un maiale e un gallo sicuramente, il numero di oche delle galline non è specificato. Poi, dato che negli ultimi giorni il mio rapporto con il mascara sta peggiorando, mi sto macchiando sempre e non voglio sprecare i cotton fioc dei bambini, quelli che sono quelli da bambini, no? Che hanno la doppia punta più larga in fondo e più stretta in cima. Allora ho preso questi che costavano poco, i cotton fioc da adulti, diciamo, proprio per andarmi a pulire qua sotto, perché nelle ciglia inferiori negli ultimi giorni mi sto facendo un casino. Poi che cosa ho preso? Allora c'era il Parodontax in offerta e l'ho preso, anche se io preferisco Oral-B. Ho preso per Tommaso, ma non adesso perché stanno utilizzando l'Oral-B tutti e due, che è sempre quello 0,5 anni. Li ho preso visto che stanno crescendo i denti da grande, i denti permanenti. Allora gli ho preso questo, l'Aqua Fresh Junior 6-12 anni. Ma ci sarà tempo per darglielo. E poi per mio marito ho preso invece, perché ognuno ha i suoi dentifrici, ho preso questo, che è così, l'ho preso un po' a cavolo, ho preso un po' quello che costava meno, un Aqua Fresh Intense Clean Lasting Fresh. Ah, tra l'altro di Parodontax ho preso, io di solito prendo quello normale, che è un po' salato, lo sappiamo che il Parodontax ha un sapore, non è proprio paragonabile agli altri dentifrici, ho preso questo Extra Fresh. A me il colluttorio piace tantissimo. E basta, quindi c'era questa nuova per me, ovviamente. E questo nuovo sapore. Ah, ho preso anche le pecorelle. In un presepe non ci sono mai abbastanza, abbastanza pecorelle. Si vede che sto parlando da un'ora. Mi si sta seccando la gola. Va bene. Poi, ah. Mi sono presa la maschera, da poco ho comprato su Esselunga quella alla papaya, pagandola uno sproposito, quindi ad un prezzo un filo più, come dire, umano. Ho comprato la maschera fruit teaser food alla banana, che insieme a quella alla papaya, a quella alla macadamia, non mancheranno più sul bordo della mia vasca perché mi piacciono tantissimo. Perché ogni tanto mi ha chiesto come mi trovassi con questi prodotti, c'è il video dedicato, quindi vediamo se riesco e ve lo metto sempre. Dovete cliccare la i, c'è tra i video consigliati o che vi appaiono ogni tanto a tendina qua sopra. Poi ho preso il fermacampioni perché mi sarebbe piaciuto fare un lavoretto che mi ha consigliato la mia amica Gabriella, questo Halloween con la zucca, ma non avevo i fermacampioni. Li ho visti, perché sapete quelle cose che vedete per caso? Ho detto, ma sì, li prendo. E si sta per spegnere il telefono! Poi, vabbè, busta della spazzatura non è di una, come dire, di un'interessante, di un interesse rilevante. Devo proprio smetterla di parlare. Una formina per Candy Cane, perché mi mancava e mi piace, speriamo di riuscire a decorarla per fare i biscotti, ovviamente, speriamo di riuscire a decorarli decentemente. Poi ho preso un pacchetto di pinzette, di mollettine per Ele, è una dimensione giusta per raccogliere ricciolini dietro, tipo mezza coda a casa, soprattutto quando si lava, e quindi gliele ho prese. Sono indecisa se aspettare e mettergliele tipo premietto nel calendario dell'avvento. Poi ho preso le puntine, altra cosa che mi potrebbe servire anche per il caminetto. Poi ho preso bicchierini natalizi, capiterà spero di organizzare una cenetta natalizia nei periodi pre-natalizi, diciamo a dicembre, quindi ho preso questi sei bicchierini di carta con il Babbo Natale per i bimbi, ovviamente. E poi ho preso anche i piattini. Ah, eccoli qua. I piattini di carta sono sempre sei. Questi servono anche magari per mettere qualche biscottino. Erano carini. Poi
Questi ne ho presi due. Allora, ho preso, dato che Tommaso sta seguendo a scuola un progetto sull'ecosostenibilità e tutto, mi ha parlato degli spazzolini in bambù. Siccome non avevo più spazzolini di scorta, io ogni tot ovviamente glieli cambio, i bambini usano sia quello elettrico che quello manuale, di manuali non avevo più di scorta e quindi ho preso questi. Questi sono della marca, credo che si chiami Educare, quindi educare, sono, hanno le setole molto morbide e sono due spazzolini in bambù, sono uguali, non c'è limite d'età, devo dire la verità, a meno che ci sia scritto qua dietro. No, si può utilizzare in entrambi i casi, ovviamente facendo attenzione alla supervisione di un adulto sotto i 6 anni, come è giusto che sia. Uno al manico bianco, uno al manico viola, lilla. Poi ho comprato, se mi cade l'ultima cosa vi sparo, ho comprato due di questi cosi che ancora devo chiarire, la mia mente deve chiarire, ma so che troverò una collocazione. Per questo feltro decorato con la neve che scende, non mi chiedete se siano stalattiti o stalagmiti perché io non conosco la differenza, è una cosa doppia e quindi questa può andare a decorare forse la mia testa, non lo so, qualcosa. Ah sì, poi il feltro è simpatico, quindi ne ho comprati due. E poi infine... Oh, per un progetto, mamma quanto sei sporco, per un progetto natalizio ho comprato un piatto, mi serviva un piatto, lo volevo fatto così, che abbia un piatto piano, che abbia che non abbia esattamente la linea, perché ne ho trovati con, vedete che qua c'è il leggero rialzo, no? Però non volevo che ci fosse proprio il segno netto in mezzo, e quindi mi serve un piatto per un progetto e lo vedrete più in là. Aspettate che lo poggio, che altrimenti può succedere di tutto. Io e i miei capelli sconvolti, lì sono tornati a lavoro per fortuna. Vi salutiamo anche perché il telefono si sta per spegnere. Ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere se avete anche voi qualche progetto natalizio, mi raccomando, perché sono molto curiosa di saperlo. Anzi, magari mi date anche qualche idea per fare qualcos'altro. E basta, ci vediamo al prossimo video. Ciao!